9 aprile 2015, Milano. Apre una nuova hamburgeria. Il locale è all'apparenza molto curato, di alta fascia. Come testimoni ci sono due ex concorrenti di Masterchef, Maurizio e Andrea. Dopo solo due giorni, sabato sera, il locale è già pieno di clienti e nel bel mezzo della cena l'insegna cade, rivelando il vero marchio dietro tutto questo esperimento. L'inconfondibile M gialla di McDonald's. Cade anche la parete tra la sala e la cucina, così da poter ammirare i dipendenti della catena americana all'opera. Ovviamente si è trattato della perfetta trovata di marketing per far cadere quei pregiudizi che gli italiani avevano nei confronti del fast food. E anche ben riuscita, viste le reazioni dei clienti. Non è la prima volta che un brand considerato scadente dimostra che basta avere un marketing azzeccato per apparire in modo completamente diverso agli occhi dei consumatori. L'avevamo già visto con Payless in questo spot virale anni fa. McDonald's in Italia puntava proprio a questo: conquistare la fiducia dei clienti sapendo benissimo di dover fare i conti con una delle cucine più importanti al mondo. E l'Italia prima della pasta. E sembra che abbiano fatto tombola visto quello che è successo a inizio dicembre. Il primo McDonald's italiano apre nel 1985 a Bolzano. Non proprio la prima città che viene in mente quando si pensa al colosso americano, che possedeva però già dagli anni 70 un locale nei pressi di Piazza di Spagna, a Roma. Infatti una targa indica che quello della capitale è il primo punto vendita in Italia, nonostante abbia aperto soltanto nel 1986. Negli stessi anni in Italia però era presente un altro concorrente molto popolare, Burghi, patria dei paninari. Il 6 dicembre chiuderanno definitivamente le vetrine di quello che fu negli anni 80 Burghi, il primo fast food italiano. Dal 2006 diventato McDonald's. Nel 1995 la grande M decide direttamente di acquistarlo insieme ai suoi 95 punti vendita, inglobando così anche la famosa ricetta del King Bacon, diventato poi il celebre Crispy McBacon. Peccato non abbiano tenuto i loro giochi, chissà quanti incubi hanno avuto i bambini nell'epoca. No, seriamente, quanto sono belli. Comunque, Starting Finance ha fatto un bellissimo video al riguardo, andatevelo a guardare. Ad oggi, dicembre 2023, McDonald's conta 686 ristoranti, circa 32.000 dipendenti e migliaia di maranza, diventando il primo fast food in assoluto in Italia. Ok. Allora, fin qui ci siamo. Ma una domanda sorge spontanea. I nostri genitori o nonni erano così felici di andare in un fast food americano più di 20 anni fa? La risposta è ovvia, no. Sì, regà. O stoffa. La percezione degli italiani nei confronti di questa grande catena, come si può facilmente immaginare, non era positiva. Iniziano da subito a girare leggende metropolitane e fake news su quello che il cibo del McDonald's potesse contenere o su come venisse preparato, generando a volte anche psicosi collettive. E il famoso documentario uscito nel 2004, Super Size Me, non ha di certo aiutato la causa della grande M gialla. Al di là però di qualche notizia veritiera, come è capitato anche di recente con fornitori poco onesti, l'Europa e l'Italia impongono alle cucine dei ristoranti standard igienici sempre molto alti, ed è quindi improbabile che tra gli ingredienti del fast food ci fossero unghie di ratto e carcasse, come molte voci invece sostenevano. Inoltre, essendo la catena nuova e sotto i riflettori di tutti, era nel loro interesse non dare alcun pretesto per degli scandali, almeno in quel primo periodo. Al contrario, in paesi tipo gli Stati Uniti i controlli sono praticamente inesistenti e quindi non è difficile imbattersi immagini tipo queste su Twitter o sui social anche oggi. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Va bene, fatta questa enorme premessa, come ha fatto McDonald's a conquistare il nostro paese e farci uscire completamente di testa? Molte catene straniere hanno fatto fatica ad imporsi in Italia, ad esempio Domino's o Starbucks. Inizialmente, cavalcando l'onda dell'hype, sono riuscite a sopravvivere, ma dopo poco la prima ha chiuso definitivamente i battenti, la seconda si è vista costretta ad eliminare diversi punti vendita. Questo probabilmente perché non hanno ben capito in che mercato si erano andati a cacciare, imponendo il modello americano a paesi completamente diversi e non adattandosi per niente alla loro cultura. Al contrario, la forza che ha permesso a McDonald's di espandersi in tutto il mondo è proprio la capacità di adattamento ad ogni nuova cultura che incontra e, come già detto, un marketing spesso vincente.
In Francia, ad esempio, vista la preferenza delle persone a mangiare sedute a tavola, ha introdotto posate e bicchieri riutilizzabili. E anche in Italia non è andata diversamente. Sul menù troviamo spesso prodotti che richiamano i piatti italiani e viene sottolineato il fatto che gli ingredienti provengano tutti dalla nostra nazione. C'è stata anche l'apertura del McCaffè, che richiama vagamente la nostra tradizione del bar e ha contribuito con colazioni a un euro a consolidare la presenza del fast food in tutti i nostri pasti. A tutto questo si aggiungono l'app con gli innumerevoli sconti, anni e anni di pubblicità con chef rinomati e personaggi dello spettacolo, fino ad arrivare ad oggi, dove la home di chiunque su YouTube è invasa da influencer che provano ogni tipo di novità e challenge all'interno del fast food. E qui entrambe le parti ci guadagnano. L'influencer sfrutta la popolarità del fast food per fare views facili e il McDonald's si fa pubblicità gratuita, creando così però un circolo vizioso che riempie tristemente i nostri feed. Al di là di loro però non ci guadagna nessun altro. Anzi, vista la bassa età media del pubblico degli influencer, pubblicizzare un video dove viene mangiato l'intero menù non è proprio il massimo. Il McDonald's alla fine in Italia, se parliamo esclusivamente di cibo, non è il male assoluto, perché sì, i cibi sono ipercalorici e poco salutari, ma almeno possiamo stare sicuri che gli ingredienti sono super controllati. Il vero problema infatti è un altro, e si chiama McDonaldizzazione. Perché per quanto McDonald's abbia preso e sfruttato la cultura italiana per diventare rilevante nel nostro paese, ha portato anche un nuovo modo di vedere il cibo e il ristorante. Un modo che non ci appartiene per niente. Asettico e depersonalizzante, che ha portato all'omologazione di tutta la produzione con schermi per ordinare, una vera e propria catena di montaggio in cucina e rapporti umani inesistenti. Se potessero ti sputerebbero direttamente il cibo sul tavolo senza passare dalla cassa. Purtroppo questa cosa viene imitata da sempre più ristoranti, sintomo di una società sola e chiusa che fatica ad invertire la rotta. Tutto ciò ha generato nel mondo, e quindi ovviamente anche in Italia, un appiattimento culturale senza precedenti, andando quasi ad annullare le vecchie tradizioni, soprattutto nei paesi come il nostro, dove il cibo ha ricoperto sempre un ruolo centrale, non solo in quanto nutrimento, ma anche come pretesto per socializzare e condividere. Ma questo, a quanto pare, a McDonald's non interessa più di tanto. Quello che è importante è ottimizzare e far soldi. Questo video ovviamente non è sponsorizzato da McDonald's e tutto quello che viene detto è una mia opinione personale. Fatemi sapere la vostra e io mi finisco queste nuggets.